Camer, ristrutturazioni di interni. Via Aldo Moro 38, Sondrio. I pesci sono muti, ma i pescatori no, e la propria voce, anzi, hanno intenzione di farla sentire forte e chiara sabato a Milano al convegno nazionale promosso da Regione Lombardia contro la riforma del settore pesca causata dall'entrata in vigore del decreto sull'alloctonia. A Palazzo Pirelli è attesa anche una nutrita rappresentanza della provincia di Sondrio. La nostra presenza è determinante, dato che rappresentiamo una delle più grosse realtà gestionali d'Italia, ed in particolare dell'arco alpino. Saremo lì non solo come pescatori, ma presenti con tutte le realtà che gravitano attorno al mondo della pesca, perché l'entrata in vigore di questo decreto penalizza sia la pesca che tutto il mondo che gira attorno ad essa. Nel mirino il divieto di immissione delle specie dichiarate alloctone dal Ministero della Transizione Ecologica. Come di fatto la trota fario, che da sempre è presente nelle nostre acque, e la trota iridea, presente nelle nostre acque da oltre 100 anni. Questa situazione farà di fatto morire la pesca in montagna. Se escludiamo il fondo valle con i fiumi Adda e Mera, dove la trota marmorata sarà comunque presente e tutelata, vedremo il crollo delle popolazioni della trota fario, che è di fatto il pesce che popola le nostre acque dal fondo valle fino ai 2000 metri, compresi laghi alpini e torrenti di alta montagna. Gli effetti del decreto sull'alloctonia si rivelerebbero devastanti anche in provincia di Sondrio. Le condizioni dei nostri torrenti, un po' per lo sfruttamento idroelettrico, un po' per la predazione degli uccelli ittiofagi e anche solo per la loro conformazione, fa di fatto che se non vengono costantemente ripopolati difficilmente potranno reggere a una pressione di pesca come quella che intendiamo ora. Considerato che i nostri centri ittiogenici attualmente tra Faedo e Semolaco producono circa 3 milioni di fario l'anno, quindi una perdita anche qui inimmaginabile. Noi stimiamo che l'entrata in vigore di questo decreto porterà alla perdita in un solo anno di circa il 50% delle licenze, considerati che abbiamo dei numeri adesso tra i 5.000 tesseramenti annuali e circa 2.000 permessi giornalieri, quindi un totale di 7.000 persone che gravitano attorno al nostro ambiente. Un giro d'affari che la sola provincia di Sondrio ha stimato attorno ai 10 milioni di euro. La trasferta milanese di sabato, oltre a rivestire una grande importanza per le sorti del settore, rappresenta anche la prima uscita del nuovo comitato di gestione dell'Unione Pesca della provincia, eletto proprio la scorsa settimana. Il presidente Renato Manenti è nuovo al suo primo mandato, ma già vice nel precedente mandato, mentre il suo vice vicario è Walter Bianchini, che tutti conoscono perché ha brillantemente guidato UPS per molti anni fino allo scorso anno. Il comitato è già al lavoro, tutte le commissioni sono al lavoro, ma in realtà è quello che adesso ci tocca di più, è proprio il problema della lottomia, sul quale stiamo concentrando in questo momento i nostri sforzi.